Gentili telespettatori, buonasera. Siamo nel rush finale, l'ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo, quando appunto gli elettori saranno chiamati a rinnovare il Parlamento italiano, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Una campagna elettorale che sembra, almeno a livello locale, sia andata un po' sotto traccia, ma che invece negli ultimi giorni, come a dire, ha subito un certo risveglio. Abbiamo qui con noi una delle candidate, Mazzarese, probabilmente la più autorevole, Teresa Diadema. Buonasera. Candidata al collegio plurinominale di Mazara per la Camera dei Deputati. E allora, dicevamo, questa campagna elettorale partita in sordina, poi pian piano che si avvicina alla meta, insomma, come dire, i movimenti sono più nervosi, diciamo. Ma è normale, insomma, si inizia la campagna elettorale e i primi giorni servono a tutti i candidati per capire, insomma, come organizzarsi, come... Sì, c'è una composizione della squadra che ti deve sostenere, aiutare, e quindi mettendo a punto le prime cose organizzative poi si entra nel cuore, nel vivo della campagna elettorale. Devo dire che è una bella campagna elettorale, la sto vivendo veramente come una bellissima esperienza, perché tutti i giorni incontro i cittadini in gruppi più o meno corposi, sto girando il territorio, sto visitando le città che compongono il nostro collegio, stiamo facendo ovunque insieme ai circoli del Partito Democratico dei begli incontri veramente, dove ci raccontiamo un po' quelle che sono le cose che sono state fatte dal Partito Democratico, ma soprattutto le cose dove vogliamo andare. Quindi avete visto sicuramente, insomma, che la nostra campagna elettorale non è fatta di spot, di grandi proclami, di promesse campatenaria, è una campagna elettorale dove sembra che vinca chi la spara più grossa, no? Noi vogliamo fare una campagna elettorale diversa, la vogliamo fare seria, la vogliamo fare con quella che è la squadra di questo governo, che è una squadra di gente seria, che è una squadra di gente che sa come agire, sa come andare in Unione Europea, sa come battere il pugno, sa come difendere i diritti degli italiani. Ed è una campagna elettorale che è diventata anche difficile, complicata, vedete, insomma, sì, la cronaca quotidiana oggi, gli scontri di poco fa, insomma, c'è un ritorno all'estremismo, esatto, soprattutto di destra, che è molto preoccupante. Esatto, c'è un ritorno all'estremismo che condanno da estrema destra e estrema sinistra, quindi non faccio sconti a nessuno, perché se la politica vuole confrontarsi sulla violenza, sull'odio, vuol dire che siamo sulla cattiva strada. E purtroppo queste immagini che ci arrivano, dicevo fino a poco fa, abbiamo visto degli scontri su Pisa, su Torino, cioè delle cose che ci ricordano veramente una brutta e vecchia pagina della storia italiana. Immagini che sembravano dimenticate. Esatto, sono immagini che non vedevamo da un po'. Questa cosa francamente mi preoccupa. È necessario dare il giusto peso a quanto sta accadendo. Non cerchiamo di far passare inosservato come se nulla fosse, perché questi sono dei focolai di estremismi da cui nasce violenza, perché dalla violenza si genera violenza. Quindi oggi degli antifascisti volevano impedire Salvini a Pisa di fare il suo comizio. A Palermo qualche giorno fa è stato picchiato, bendato, legato un esponente di Forza Nuova, una cosa allucinante, sì. E la stessa cosa è accaduta a Perugia, dove un volontario che stava attaccando i manifesti di Potere al Popolo è stato accoltellato. Quindi stiamo attenti a quali toni dobbiamo usare in questa campagna elettorale. Sicuramente dobbiamo abbassarli un po' tutti, sicuramente. Dobbiamo parlare di programmi, dobbiamo parlare del futuro dell'Italia, ma dobbiamo stare molto attenti, lanciare messaggi di moderazione, perché l'Italia ha bisogno di questo, perché in Europa c'è bisogno di questo e perché non possiamo tornare indietro. E questa campagna elettorale, oltre che per i motivi
che ha appena detto Teresa Diadema, si distingue un po' dalle altre perché non c'è più questo bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra, ma è uno scontro, tutto sommato uno scontro a tre, anche questa è quasi una novità. Sì, è una novità perché insomma sappiamo che è emersa una forza nuova, un movimento nuovo negli ultimi anni che si è fatto strada. Io vorrei lanciare a chi ci ascolta, lo sto facendo quotidianamente con i cittadini, io ritengo che il Partito Democratico in questi anni di governo ha lavorato tanto, ma sicuramente non basta quello che si è fatto per far sì che l'Italia riparta e ritorni a dare il potere d'acquisto ai cittadini, quello di qualche anno fa, quel periodo che si è vissuto di benessere, no? Erano gli anni nostri giovanili dove tutto sembrava scorrere liscio, dove il pensiero non era assolutamente, non sapevamo cosa fosse la crisi. E poi frutto insomma di un momento internazionale che ci ha visti tutti quanti coinvolti in un periodo di crisi profonda, e sicuramente l'Italia si è trovata impreparata. Però vorrei ricordare che in quegli anni governava Berlusconi con Salvini, quindi l'Italia che il Partito Democratico ha ereditato è l'Italia degli ultimi di Berlusconi e Salvini. E io ricordo con tristemente gli ultimi titoli di giornale dell'ultimo scorcio di governo Berlusconi e Salvini, dove si diceva che l'Italia rischiava di essere come la Grecia, di fallire, avevamo lo spread che sfiorava i 500 punti, cioè veramente si rischiava di non poter pagare le pensioni, si rischiava, ed erano i titoli di giornale, del prelievo forzoso sui nostri conti correnti. Io penso che abbiamo vissuto una pagina veramente nera e buia, e quella è l'Italia che abbiamo ereditato. Quindi badiamo bene, andare in televisione a firmare un contratto con gli italiani dicendo di essere Mago Silvio e risolvere tutti i problemi è ben lontano da quello che dice il ministro Padoan, il ministro dell'economia, che ritengo una persona seria, preparata, concreta, uno di quelli che non ama neanche calcare la scena o calcare i palcoscenici. Eppure l'altro giorno ho avuto modo di ascoltarlo, sono stata invitata ad un evento importante dove c'erano tutti i candidati del Partito Democratico di tutta Italia, e il ministro Padoan timidamente è salito sul palco e ci ha tracciato una via. E se riflettiamo, effettivamente è quella la via per risalire la china, ossia da una parte non ci possiamo permettere più l'austerità, che è quella che hanno fatto i governi tecnici, ricordiamoci le lacrime della Fornero e il governo Monti, cioè quelle che sono state veramente momenti drammatici, veramente brutti. E dall'altra parte c'era la gestione allegra di Berlusconi, che diceva tutto va bene, i ristoranti sono pieni, nel frattempo indebitava l'Italia. E allora il sentiero che è stato tracciato dal ministro Padoan, che tra l'altro tra virgolette faccio un'incisa, riceve molti più apprezzamenti quando va fuori dall'Italia che quando sta in Italia, perché fuori dall'Italia ci guardano e stanno vedendo come stiamo riuscendo a tirare su l'Italia, come stiamo riuscendo a riportare sulla retta via i conti, come stiamo riuscendo ad avere credibilità in Unione Europea. Ricordiamoci che noi avevamo un capo di Stato che se ne andava, e diciamocela tutto, mettiamola un po' anche sull'ironia, se ne andava a fare gli incontri facendo le corna dietro alla Merkel o qualche apprezzamento estetico fuori luogo. Ce ne andavamo in Francia e ci ridevano dietro perché era l'Italia del bunga bunga. Veramente io mi sono vergognata, avevamo perso l'orgoglio di essere italiani. Io credo che questi ultimi anni ci hanno ridato l'orgoglio giusto di dire io sono italiana e ne sono fiero, con tutte le difficoltà del mondo, perché diciamocela tutta, e soprattutto qui nel Mezzogiorno, io sono madre. In famiglia abbiamo delle attività, quindi so di che cosa stiamo parlando. Diciamo che innanzitutto, se l'Italia si sta risollevando è grazie ai grandi sforzi che stanno facendo le famiglie, i nonni, i lavoratori, chi ha impresa si sta stringendo la cinghia, si sta facendo in maniera tale di poter rimanere in piedi, di avere una gestione sicuramente
meno allegra rispetto a prima, più attenta, più oculata, non bisogna distrarsi, il centesimo, l'euro, fino all'ultimo, è necessario farsi i conti in tasca e bene. Prima, sicuramente. È un momento, e quindi è grazie intanto agli sforzi degli italiani, se noi siamo arrivati a avere questi risultati, però dobbiamo dare anche dignità alla politica e dire che le scelte istituzionali di questo governo ci hanno permesso di vedere un barlume di luce. Dico un barlume di luce perché è necessario non tornare indietro, guardiamoci quindi da dove siamo partiti, guardiamoci indietro e guardiamoci anche di lato, perché da una parte adesso si ripropone Berlusconi, che è tutto sommato un europeista moderato, ma adesso la guida è a Salvini, cioè Salvini pretende di fare il premier. Salvini è quello che in maniera sfacciata amico della Le Pen. E se i francesi sono stati così attenti, oculati, i francesi che hanno subito gli attentati terroristici, i francesi che hanno vissuto il Bataclan, i francesi che hanno le periferie piene di emarginazione, piene di disagio, ma piene di terroristi anche, e poi alla fine non hanno... si sono non fermati, sono fatti attrarre dall'estremismo, hanno riflettuto e non hanno votato più né di pancia né di paura, ma hanno cercato di riporre fiducia in Macron, che rappresenta quel riformista europeista come rappresenta tutto sommato il Partito Democratico in Italia. E i venti che spirano in tutta Europa sono dei venti che ci devono far riflettere, sono dei venti che ci vogliono riportare indietro. Noi questa pace sociale in Europa l'abbiamo conquistata col sangue dei nostri nonni, con delle guerre che, ringraziando a Dio, noi non ricordiamo più. Ma stiamo attenti dove vogliamo finire, perché in Polonia in Parlamento si voleva negare la Shoah e non mi sembra che possiamo sottovalutare questi segnali. Sicuramente. Hai fatto un quadro un po' generale, parliamo un po' del collegio in cui si presenta Teresa Di Adema, questa nuova legge elettorale. Un po' ostica, dobbiamo dire, forse non la migliore legge che ci poteva essere. Sicuramente non è la migliore legge elettorale, perché se avessimo potuto scegliere e guidare noi, solamente noi, avremmo avuto una legge elettorale diversa, soprattutto una legge elettorale che permettesse ai cittadini di scrivere il nome della persona che si vuole portare in Parlamento. Invece ci ritroviamo un collegio dove da una parte vai a segnare il nome dell'uninominale, quindi quello è l'unico nome che tutto sommato compare nella scheda, e poi diciamo un listino bloccato dove vai a segnare il partito e accanto ti ritroverai i nomi delle persone che sono candidate. E io lo dico da candidata, potrei dire tante altre cose, io penso che non è giusto votare in questa maniera, che avremmo potuto avere una legge migliore, ma che in Parlamento voi sapete quello che è accaduto, e Rosatellum è l'unica cosa che si è riuscita ad ottenere. E dicevo di questo nostro collegio un po' articolato, insomma, parte dell'Agrigentino, parte della provincia di Trapani, difficile da gestire come campagna elettorale. Sì, sicuramente stiamo marciando tanti chilometri e quindi è difficile da gestire anche sotto il punto di vista delle distanze, però tutto sommato se guardiamo i candidati ci accorgiamo che non c'è nessun candidato nel mio collegio che sia stato calato dall'alto o un appartenente a un territorio diverso. Quindi c'è su Mazara del Vallo Teresa Di Adema, che è tutto sommato insomma una persona che è conosciuta, io sto girando tra i cittadini, cioè non ho bisogno di presentarmi, c'è gente che mi ha seguito nel primo mandato, nel secondo mandato, nell'esperienza bella da segretario del mio circolo, c'è Marco Campagna altrettanto su Castelvetrano, è nativo di Castelvetrano, è il segretario provinciale, la Daniela Cardinale insomma che ricopre fino a Caltanissetta ed è originale, e la Maria Iacono tutto sommato è sul territorio di Sciacca, e poi il Lotta, insomma, che è di Santa Margherita Belice, però ha avuto un'esperienza, diciamo, molto vasta nel campo, perché è un medico, perché ha girato, perché ora si trova a Palermo, ma gira tutto il territorio perché continua a fare il medico un po' dappertutto. Quindi tutto sommato i nomi non sono nomi lontani e distanti dal territorio, cioè io conosco quali sono i problemi della mia città, e l'appello che voglio lanciare ai cittadini questa sera
è che al di là dell'appartenenza partitica, al di là delle simpatie o meno nei confronti del segretario nazionale Renzi, al di là, al netto di tutto ciò, cerchiamo di capire che se tutti insieme, mazzaresi, diamo una mano a chi è candidata a rappresentare il territorio, perché io ho ringraziato il mio partito, ma ho chiesto con forza questa candidatura, sì, e non era una candidatura che io ho chiesto per la sottoscritta, perché voi mi conoscete, la gente mi conosce, ma non neanche per la città di Mazara del Vallo, perché io non ho, sapete insomma che sono una di quelle che sa lasciare le poltrone, io sono stata consigliere comunale e insomma in un periodo in cui nessuno si dimette, ecco, nel momento di antipolitica dove tutti insomma pensano che i politici sono tutti uguali, che alla fine è il tornaconto e la poltrona, quel gettone di presenza, io penso di aver dimostrato con i fatti di non essere assolutamente attaccata a quella poltrona, perché nel momento in cui mi hanno proposto, e questo mi ha onorato e ringrazio i vertici del mio partito, mi hanno dato questa responsabilità ma anche l'onore di guidare il circolo di Mazara del Vallo, io ho ritenuto, perché per me è la squadra quella che vince, ho ritenuto immediatamente di fare una riflessione, ho chiamato le persone che mi stanno accanto, la bella squadra che ho, e ho detto io da segretaria voglio farla a pieno regime, ritengo che sia anche ingiusto che una persona ricopra più ruoli, nonostante quello del Consiglio Comunale, anche da vicepresidente del Consiglio con quasi 700 voti, quindi insomma una bella affermazione, ringrazio alle persone che mi danno quotidianamente, mi dimostrano questa fiducia, anche in questa campagna elettorale sto trovando questa forza grazie alla fiducia che mi viene tutti i giorni testimoniata. Però ho ritenuto che fosse necessario fare un passo non indietro ma di lato, fare entrare in consiglio chi insieme a me si era speso per l'affermazione del Partito Democratico e vivere l'esperienza da segretaria, che le posso dire che è stata ed è un'esperienza meravigliosa, perché la vivi la politica in un'altra maniera, la vivi incontrando i vertici del partito, non solo regionali ma anche nazionali. Ho avuto modo di partecipare a delle belle feste dell'unità nelle varie regioni, ho avuto modo di conoscere deputati e senatori di altre regioni e insieme abbiamo lavorato anche per i problemi del mio territorio, perché Mazara di problemi ne ha tanti, e vanno portati all'attenzione del governo nazionale. Un aspetto molto importante da non tralasciare è il fatto che i sondaggi, fino a quando si potevano fare, indicavano che c'era davvero una larga fetta di elettori, quasi il 50%, che non era intenzionata ad andare a votare. Sì. Questo è un altro nemico subdolo, diciamo, da sconfiggere. Diciamo il partito vincente è quello dell'astensionismo. Io francamente non lo accetto, soprattutto ho avuto modo di confrontarmi, anche di scontrarmi pacificamente però, con dei cittadini, perché dire non va bene nessuno, non vado a votare, no, così è troppo semplice. Anch'io potevo tirarmi indietro e dire vabbè, vanno avanti gli altri, vediamo, ma io ritengo che ognuno di noi debba spendersi per il futuro di questa nazione, per questo bel paese Italia, per i nostri figli, per i figli di questo paese. Non possiamo stare a guardare alla finestra, cioè da una parte dobbiamo collocarci, e capisco anche che la sfiducia, il malessere, l'avere un disoccupato in famiglia, avere un figlio che non riesce a trovare lavoro, io lo capisco che questo può portare a un clima di sfiducia, ma non possiamo rimanere a casa e non votare, perché non votando stiamo votando in realtà, stiamo dando spazio a chi in questo momento sta facendo una campagna elettorale bruttissima. Io ritengo che non è possibile, veramente lo dico col cuore in mano, non è possibile che gente e ministri debbano occuparsi di smentire le bufale quotidianamente. È inaccettabile che il ministro Martina qualche giorno fa è dovuto intervenire come ministro, mentre insomma ha un grande affare, per smentire la bufala secondo cui il pomodoro proveniente dal Camerun stava sostituendo il pomodoro pachino nei supermercati. Non è possibile che tutti i giorni... Ci sono fake news sicuramente. E perché si utilizzano questi strumenti? Forse perché non ci sono altri strumenti, forse perché non ci si può confrontare sui reali programmi e problemi.
perché non ci confrontiamo invece su quelle che sono le vere problematiche, su quelle che sono le problematiche della sicurezza, dell'immigrazione? Io ne voglio parlare e ne parlo a testa alta, perché ritengo che questo governo ha affrontato una emergenza planetaria epocale, veramente epocale, perché questo è un esodo epocale, e uso queste parole, sono le parole del nostro Papa, è un esodo epocale, un esodo mai visto, e che il Trattato di Dublino ci costringe, tra virgolette, ad accogliere chi mette piede nel nostro territorio. Quel Trattato di Dublino, qualcuno è andato in televisione a dire che l'ha firmato Renzi, quel Trattato di Dublino è stato firmato da Berlusconi. Io capisco che in campagna elettorale si dice di tutto, probabilmente c'è anche una questione d'età che fa dimenticare, insomma, qualche passaggio, però non si può veramente essere così non veritieri. Io non voglio usare, insomma, termini poco eleganti, perché non è nel mio stile, però non si può arrivare a tanto, non si può arrivare a un ministro che deve scendere in campo. Oggi anche Renzi è dovuto scendere in campo, perché l'ultima notizia è che la cugina era stata assunta nel gabinetto, prendeva 20.000 euro al mese per un gabinetto nel Senato, che la moglie di Renzi passa passa dal centro storico perché è raccomandata, perché ha un pass speciale. Per ora a Firenze ci sono dei lavori in corso, ci sono alcune strade che non sono percorribili. Allora, per arrivare a Pontassile c'è una sola via, e non ce ne sono altre percorribili. È possibile? Io mi voglio confrontare sui temi, io mi voglio confrontare sui problemi della sicurezza, cosa stanno facendo gli altri partiti. È troppo semplice puntare il dito e dire non va bene così, non stiamo gestendo bene l'immigrazione. Però in Parlamento, qualche tempo fa, qualche mese fa, proprio Minniti, che al momento è anche giudicato male perché è troppo duro, no? Minniti ha chiesto al governo di avere un appoggio, di farsi votare una mozione per un accordo internazionale insieme alle forze dell'ONU, per andare a bloccare il fenomeno a monte, in Libia, in Libia si è attenuato ormai. Effettivamente stiamo vedendo i risultati, però. Anche se si è aperta poi, insomma, la strada. Si aprono altri varchi e bisogna andarli a bloccare. Però quel mandato in Parlamento, le forze che adesso puntano il dito contro, non l'hanno votato. Quindi delle due l'una, bisogna decidersi. O mi dai una mano a bloccare il fenomeno, o forse ti fa comodo che quel fenomeno non venga bloccato e tu in Parlamento non mi dai forza perché fai campagna elettorale. Ed è quella campagna elettorale piena di odio, piena di razzismo, che ci ha visto un militante della Lega, era anche candidato, cioè non possiamo nasconderci. Io non ho distinzioni tra destra e sinistra, non possiamo nasconderci, si è messo la bandiera d'Italia addosso e è andata a sparare. Non possiamo assolutamente pensare, e siamo i leader sono responsabili, perché a furia di inculcare razzismo, odio, alla fine qualche persona che è mentalmente più disturbata ti fa una cosa del genere, un atto del genere. Ma l'Italia ha bisogno di pace, l'Italia ha bisogno. Io rimango scandalizzata, c'è un volantino che gira di una leghista candidata al Parlamento che sta sparando con una pistola in mano. Cioè, dico, ma dove vogliamo andare a finire? In un far west? Noi abbiamo bisogno di moderazione, abbiamo bisogno di abbassare toni. Avete visto quello che sta accadendo in America, dove Trump giustifica le armi e non mette un freno, ma propone di armare gli insegnanti in aula, e per poi smentirlo, perché alla fine, insomma, quando ti trovi dei folli al comando, sappiamo quanto abbiamo penato dopo l'elezione di Trump, tra questo governatore da una parte coreano e dall'altro americano, che non hanno fatto altro che scontrarsi fino ad arrivare veramente a rischio nucleare, di una guerra nucleare. Non possiamo permetterci una cosa del genere, ed è questo il messaggio che voglio fare passare ai cittadini. Quindi se da una parte c'è Berlusconi, attrazione Salvini, estremista di estrema destra, dall'altra parte poi ci sono i 5 Stelle. I 5 Stelle io non voglio aggiungere epiteti, non voglio dire o fare riflessioni personali, però chiedetelo ai romani, o chiedetelo ai cittadini di Torino se sarebbero più disposti a farli provare,
che inizialmente sono dei bravi ragazzi, facciamoli provare. Chiedete a loro se sarebbero più disposti a farli provare. Ricordiamoci di come pensavano di risolvere il problema, per esempio, dell'immondizia a Roma. E a Roma non solo, perché lo dicevano di farlo in 6 mesi, perché tra governare e puntare il dito c'è una bella differenza. E governare ti porta ad avere necessità di responsabilità, decisionismo sicuramente, di competenza, di coraggio, perché è troppo semplice amministrare dicendo sempre di no. Io dico di no agli Olimpiadi perché ho paura della corruzione, ma ci vuole coraggio per amministrare, e ci vuole coraggio per amministrare facendosi aiutare anche dalle forze dell'ordine, facendo dei protocolli. Io mi ricordo, i cittadini mazzaresi ricorderanno, lei è attento giornalista altrettanto, c'è stato un momento in cui si stava costruendo, rinnovando l'ospedale di Mazara del Vallo, è arrivato a un certo punto, ci si è dovuti fermare perché c'era un'azienda che aveva preso un appalto che sembrava non avesse tutte le carte in regola, i requisiti, soprattutto i certificati antimafia. Allora si erano un po' fermati i lavori nell'attesa di un ricorso. Io mi ricordo che con fermezza il commissario dell'ASP, prima De Nicola e poi Bavetta, hanno detto: è impossibile che noi ci fermiamo perché avrebbero perso il finanziamento. Allora hanno fatto una convenzione con le forze dell'ordine, si sono fatti aiutare ed insieme hanno fatto una scrematura, nonostante i ricorsi sono andati avanti perché si perdeva il finanziamento, e hanno realizzato quell'opera. Allora nella vita ci vuole coraggio. Io non posso dire di no a tutte le manifestazioni che possono portare economia al paese, lustro al paese, perché rinunciare alle Olimpiadi è una pagina triste della nostra amata Roma, perché Roma è difficile da amministrare, ma un gioiellino non può perdere queste, a parte il fatto, insomma, che mi sembra che anche la cultura sia diventata un optional. Cioè, avete sentito qualche giorno fa la consigliera dei 5 Stelle che ha definito feticismo la proiezione nella pubblica piazza dei film di Fellini e De Sica. Allora stiamo attenti, perché anche a Torino la sindaca ha rinunciato alla Fiera del Libro. Io non vorrei che si tornasse indietro sminuendo quella che è la cultura. Anche oggi abbiamo avuto notizia di un centro sociale dove è stata bruciata la biblioteca. Questo è un segno terribile. Stiamo attenti a dove vogliamo portare il paese, perché io rivendico molte cose fatte da questo governo, che ha investito ogni euro in cultura che è stato investito in sicurezza. E quindi il capitolo dei soldi investiti in cultura corrispondono al capitolo dei soldi investiti in sicurezza, perché se non c'è cultura, se non c'è il senso della civiltà, non ci può essere sicurezza. E questo è un lavoro che va fatto nelle scuole, è un lavoro che va fatto tra i nostri giovani, perché si sta diffondendo quasi per gioco, no? Questo possibile ritorno al fascismo che la nostra Costituzione non prevede. Quindi stiamo molto attenti a quello che succede. E, dicevamo, ultima settimana di campagna elettorale, come si muoverà Teresa Diadema in questi ultimi giorni? Tra un incontro e l'altro, tra una città e l'altra. Abbiamo un impegno a Castelvetrano, un'altra a Santa Ninfo, un'altra a Sciacca, quindi questo durante questo fine settimana. Domenica, se il tempo lo permette, avremo un gazebo Corso Umberto. Se il tempo non ce lo permette, saremo in sede presso la sede del Partito Democratico. Abbiamo un po' di materiale da distribuire, che è il materiale dei 100 punti, delle 100 cose fatte dal Partito Democratico e delle altre 100 che vogliamo fare. Sicuramente, insomma, la gente qualcosa lo sa che cosa ha fatto il partito in questi anni, dalle 80 euro, che non sono un granché, però insomma aiutano chi ha uno stipendio, questi 80 euro al mese, e questi 80 euro li vogliamo nel programma, si vogliono estendere a chi ha la partita IVA con la stessa fascia di reddito. Rivendichiamo con forza il bonus bebè, che sta aiutando le giovani coppie che hanno avuto dei bambini. Sono piccoli aiuti, sono piccoli incentivi, ma io le posso assicurare che ai miei tempi non c'erano, e quindi chi ha un bambino adesso può avere questo sostegno. Nel programma elettorale c'è anche un sostegno di 400 euro al mese per i primi anni, per chi
non arriva a pagarsi gli asili nido, per chi non arriva a... Sappiamo insomma che è un problema di molte famiglie che lavorano poter lasciare i bambini, perché significa dare metà dello stipendio. Si sta investendo sugli asili nido, gli asili comunali, sull'edilizia scolastica, sono stati stanziati 10 miliardi e non avveniva perché il capitolo era zero. Questi 10 miliardi che rappresentano veramente il più grosso investimento strutturale, e sappiamo che ne hanno beneficiato anche i sindaci di qualsiasi colore, quindi anche qui a Mazara del Vallo, nonostante un sindaco lontano dal Partito Democratico, ma si sono potuti fare i sondaggi dei solai, si sono potute ristrutturare delle scuole. Per chi si è trovato pronto con un progetto per le periferie, c'è un progetto meraviglioso, si chiama Rammendo, fatto da Renzo Piano, insomma tanto di cappello, che aiutano, perché se non accorciamo le distanze tra le sperequazioni sociali, difficilmente noi possiamo fortificare il paese. Quindi no alla flat tax, non è inaccettabile. Chi è più ricco deve pagare di più di chi ha meno potere economico. Quindi attenzione, andiamo incontro alle famiglie. Io penso che il Partito Democratico l'ha dimostrato dicevo, investendo in cultura, il bonus dei 500 euro per i diciottenni, cioè i diciottenni entrano gratuitamente al cinema, bonus cultura, entrano gratuitamente al cinema, stanno comprando dei libri, perché noi vogliamo investire sulla cultura, non diciamo che la cultura è feticismo. Queste e tante altre misure, il reddito di inclusione, che è quella misura che aiuta la reale povertà. Noi su questo vogliamo puntare, ma non vogliamo puntare sull'assistenzialismo, noi vogliamo puntare sulle opportunità, perché è inaccettabile che si parli di reddito di cittadinanza, ossia statti a casa che ti venga a portare lo stipendio, una cosa veramente irrealizzabile. Non ci sono le coperture finanziarie, ma dobbiamo essere seri, ma con quale coperture finanziarie io posso portare uno stipendio a casa che è più alto di quanto possa guadagnare un bidello o un operatore della sanità? Ma è una cosa veramente impossibile. Ma se già è a fatica dare un aumento sulla quattordicesima ai pensionati, come pensiamo, con quali soldi pensiamo di poter dare il reddito di cittadinanza? È una cosa su cui non dobbiamo puntare sui nostri figli. Io per mio figlio non sogno un reddito di cittadinanza, io sogno per mio figlio la possibilità di avere un lavoro, la possibilità di avere qualcuno che mi incoraggia a investire. E sull'imprenditoria giovanile veramente si è fatto tanto, è vero, gli effetti ancora non si vedono, però conosco tanti giovani, anche mazzaresi, che hanno beneficiato di alcuni strumenti, come per esempio la banca delle terre incolte. Il Demanio ha alcune terre, le sta dando in un affitto che veramente è così simbolico a dei giovani che stanno investendo, non riportando le braccia alla terra, ma riportando le braccia e la testa, perché i nostri giovani sono veramente un grande bagaglio. Altro che quando si parla di giovani disattenti, i nostri giovani sono fenomenali. Quello che sanno fare con i mezzi a disposizione, con la tecnologia, con i computer, sanno sponsorizzare, sanno arrivare dappertutto, quindi sono bravissimi, e ci sono esempi meravigliosi. Dicevo, anche qui c'è gente che grazie a questi incentivi, parliamo di imprenditoria giovanile under 40, sotto i 40 anni, hanno la possibilità di avere fino a 40.000 euro a fondo perduto. E ecco, questi sono incentivi, incentivi al coraggio, a mettersi in gioco. E perché il posto fisso, l'idea del posto fisso, penso che non tramontata sia da tempo ormai, che non sia più attuale, una meta a cui aggrapparsi. È il tempo di sbracciarsi, darsi da fare, e lo possiamo fare grazie a questi strumenti che sono stati messi in campo, come dicevo anche l'agricoltura solidale, ma sono stati fatti da ministri, insomma, che non sono lì improvvisati, sprovveduti. E io rivendico veramente il lavoro del ministro Martina. Qualche giorno fa il Partito Democratico abbiamo fatto un comunicato, abbiamo rischiato, secondo l'interpretazione di una norma che prevede degli sgravi fiscali per la pesca costiera, inizialmente erano degli sgravi che erano semplicemente e solo per la pesca d'altura, quindi la pesca mediterranea, e si era riusciti ad ottenere per tanti anni
anche questi sgravi per la pesca costiera, si è rischiato di perderli. C'era la marineria in agitazione, ma non solo quella di Mazara del Vallo, perché ricordiamoci che tutta l'Italia vive di pesca costiera, gran parte vive di pesca costiera, sarebbe significato la morte di un settore già sicuramente importante in crisi. Il ministro è intervenuto con forza, con credibilità, perché diciamocelo tutto, abbiamo recuperato grande credibilità in Europa, battiamo i pugni, abbiamo chiesto flessibilità, l'abbiamo fatto per ricostruire le città dopo il terremoto e ci siamo riusciti a far sì che quelle somme fossero defiscalizzate, non rappresentassero un limite a quelle che sono le leggi di bilancio di stabilità. Insomma, un bel lavoro è stato fatto. Un bel lavoro è stato fatto e tanto resta sicuramente da fare. Tantissimo. Se vi hanno convinto le argomentazioni di Teresa De Adema, domenica, ricordate che si vota soltanto nella giornata di domenica, non dovete fare altro che aprire la scheda e segnare il simbolo del Partito Democratico. E non è ammesso il voto disgiunto, quindi non fate altri segni, basta semplicemente mettere il segno sul Partito Democratico e il voto andrà ripartito a Teresa Di Adema insieme a quelli del listino. Grazie per essere intervenuti. Grazie a voi per l'invito. Grazie a tutti voi e buonasera. Buonasera.